Ci sarà una nuova economia per l'Unione Europea? Questa è la domanda che affronteremo insieme in questo incontro. L'Europa irrompe nella terza giornata del meeting. La risposta all'emergenza Covid è proprio una rivincita per l'Europa, ma deve essere una nuova Europa, nuova nella visione del rapporto tra i popoli, nuova nell'economia attenta alle persone. Ne è certo il commissario Paolo Gentiloni. Ricordo nella primavera del 2017 quando Papa Francesco ricevette i 27 capi di Stato e di Governo in occasione del 60 anni dei trattati istitutivi, dei trattati di Roma, diede un messaggio molto chiaro ai leader europei. C'è bisogno di un nuovo umanesimo europeo ed è esattamente la sfida che dopo la pandemia riguarda tutti noi, un nuovo umanesimo europeo. Alza lo sguardo il presidente Sassoli, che parla dell'impegno innovativo necessario per contrastare una crisi senza precedenti. Abbiamo bisogno dei cittadini, delle donne, degli uomini, che il meeting in tanti anni ha saputo mettere insieme, lanciando messaggi sempre positivi di unità. Vogliamo un'Europa non delle nazioni, ma un'Europa dei popoli. Già questo si diceva ai tempi della fondazione dell'Europa. E per tutte le sfide che abbiamo, naturalmente gli appuntamenti come quelli del meeting saranno sempre più importanti. Perché l'Europa dei cittadini saprà dare cittadinanza e quindi consapevolezza. Siamo per pochissime crisi, quindi si tratterà più del divide, mi fa piacere.